Interview, appuntamento musicale e socioculturale di Radio Web Italia. Ben trovati da Barbara Scardigli. Oggi ai microfoni di Interview, l'appuntamento musicale di Radio Web Italia, presenta il nuovo singolo Il mio paese mi fa mobbing. Lui è Alessandro Enrico, benvenuto su Radio Web Italia. Grazie, ciao. Allora Alessandro, tu ritorni sulle scene dopo qualche anno di silenzio con un brano di impatto perché è provocatorio e un titolo particolare. Ce ne vuoi parlare? Sì, Il mio paese mi fa mobbing, insomma, diciamo che è abbastanza eloquente il titolo, uno sfogo, un'istantanea di una condizione che è quella, insomma, diciamo, mia e credo insomma, abbastanza generalizzata. Non si può dire dei giovani perché in realtà ormai la categoria di quelli colpiti dalla crisi, delle persone insomma, che subiscono questa crisi è abbastanza vasta, no? dagli adolescenti fino ai 60 e rotti anni. Quindi è uno sfogo, racconta un po' quello che il mio paese mi fa e ci fa. Questo brano comunque è accompagnato anche da un videoclip per la regia di Massimiliano Artibani e rappresenta proprio bene questo messaggio. Beh, ti ringrazio, in realtà è, sì, infatti è un video insomma che è molto molto ironico e sarcastico e abbiamo fatto una cosa secondo me divertente comunque, insomma, poi invito tutti a vederlo, si trova su YouTube chiaramente. Ed è un po' una metafora, diciamo, visiva del senso della canzone. Ecco, oggigiorno non è facile centrare anche nel videoclip il messaggio che si vuole lanciare con il proprio brano. Sì, in effetti, guarda, è un problema molto che sento molto, nel senso che io non sopporto i videoclip didascalici, no? che in qualche modo sostengono quello che le parole dicono. Secondo me il videoclip ha un suo linguaggio particolare, devo dire con Massimiliano Artibani, il regista, abbiamo trovato come dire, una buona idea appunto per raccontare con la stessa ironia che sta nella canzone, usando delle immagini insomma che fossero allo stesso tempo, insomma che avessero più letture. Invece Alessandro, vuoi un po' raccontarci che cosa è successo con Sanremo per forza? Perché è nata l'idea di questo finto scoop? Perché sono saltato sulla sedia quando ho sentito che quest'anno a Sanremo è stata fatta la scelta di scegliere solo canzoni con un testo che parlava d'amore. Io personalmente insomma lo ritengo una sorta di censura preventiva, no? Come dire, se volete partecipare a Sanremo scrivete solo canzoni d'amore. E da un'altra parte, da un altro diciamo, punto di vista, mi sembra abbastanza ardita come scelta, mi sembra perché comunque è un momento insomma, abbastanza delicato, se non credo, per questo paese, quindi dire che quella Sanremo è una zona franca dove non si parla magari di realtà, mi sembrava una cosa a cui dover replicare. Non volevo farlo andando al muro contro muro, comunque creando la solita polemica strumentale tutti gli anni presa a remesi, quindi ho scelto anche lì l'ironia, insomma, e quindi l'idea di fare un grande fake in cui la canzone Il mio paese mi fa mobbing veniva ripescata per forza appunto da quell'hashtag Sanremo per forza, con dei finti scoop fatti da veri giornalisti, quindi si è creato un po' un cortocircuito tra realtà e finzione che è stato divertente e poi abbiamo portato la realtà a Sanremo, dai. Comunque sottolineato un po' la realtà del mondo di Sanremo, un mondo molto selettivo. Sì, ma guarda, secondo me è anche, non è tanto il fatto di venire o meno bocciati ad una selezione, perché ogni direttore artistico ha diritto, ma anche proprio un dovere, di imporre una sua linea editoriale, quindi di scegliersi i suoi ospiti. Nel mio caso la polemica nasceva proprio dall'idea c'è gente molto più nota di me che è stata bocciata e la sua canzone insomma non è stata selezionata. Questo perché fondamentalmente loro si sarebbero dovuti arrabbiare anche più di me. Io appunto non l'ho fatto, insomma non sono andato a Sanremo creando questa cosa perché ho rosicato, come si dice, perché non mi hanno preso, ma semplicemente perché ritenevo proprio l'idea di fare un Sanremo con solo canzoni d'amore un'idea assolutamente sbagliata.
anche perché molte volte la vetrina di Sanremo sì, ti fa arrivare lì, però il successo va con le radio e tu comunque lo stai avendo. Ma guarda, io sono perfettamente d'accordo che non è né Sanremo né addirittura neanche le radio a decretare secondo me il successo di una canzone. Nel senso che io non voglio. Il fatto di avere o meno successo secondo me dipende da quanto tu riesci a comunicare oggi, perché poi come dire, non si riesce a misurare l'effettiva comunicazione, perché il momento in cui tu una volta misuravi, no, come andava un artista sulla vendita dei dischi, oggi c'è tanto altro, no? C'è il live, fortunatamente non ci stanno più i dischi, quindi le radio poi in Italia insomma è un sistema anche particolare, perché viviamo in un paese in cui ancora, come dire, modelli paradigmi americani in cui comunque uno si fa le proprie playlist, no? Noi qua abbiamo ancora le hit radio, quindi tu ti colleghi e senti fondamentalmente sempre le stesse cose. È un sistema insomma che appunto uno secondo me bisogna prendere un po' a testate. Alessandro, proprio tu hai citato live, attualmente stai lavorando a nuovi progetti? Sì, sto diciamo, portando avanti adesso per quest'estate, farò dei concerti con un violoncello e un pianoforte. E poi quando uscirà il disco, insomma, che raccoglierà un po' tutte le canzoni che saranno uscite fino a quel momento, partirò anche con una tournée elettrica e poi tutta una serie di cose, di piccole cose improvvisate che farò qui e lì, insomma, cercando chiaramente più suono e più sono contento, quindi quello poi alla fine è l'obiettivo anche. Ultima domanda prima di salutarci, se vuoi ricordare i tuoi canali web così per essere aggiornati sui prossimi live, che comunque prevedo un'estate ricca di lavoro. Grazie, sì, sono i soliti canali social, Facebook, Twitter, Alessandro Enrico Official, perché siamo pieni di identità false, ci abbiamo messo questo marchio Official, e poi vabbè Instagram, insomma, diciamo che cerco di usarli un po' tutti i social, perché sono anche, ognuno ha la sua particolarità, no? Alessandro, noi siamo arrivati a fine intervista, grazie per essere stato ospite ai microfoni di Radio Web Italia. Grazie a voi. Questo è Interview. Il mondo è veramente grande e terribile e complicato. Ogni azione che viene lanciata sulla sua complessità sveglia echi inaspettati. Egregio presidente, mi sente, le scrivo questa mia perché non ho più niente. Sono inchiodato ad un futuro apparente, imbalsamato come tanti in un eterno presente. Ho uno stato sempre aggiornato e un bel profilo, ma che glielo dico a fare? Non è lo stato che volevo abitare, ma un fiume in pena pieno d'acqua, lacrime amare. E in questo stagno a noi bei rospi schifosi, nani e ballerine ci dovrebbero salvare. Le preghierine la sera, che poi bel tempo si spera, giuro non lo accetterò mai più. Questo paese mi muore ogni giorno, io non ne ho avuta mai, ma mica è andata meglio. Il cervello è sottovuoto in salamoia, che su una stella l'inutilità sfavilla. Se lei ne sa qualcosa, sia quel che sia, lo dica chiaro e forte, o almeno voglio un foglio di via. Il corpo del reato certificato, un calcio in culo, giuro, proprio non ne posso più. Questo paese mi fa mobbing, il mio paese.
a dire fai più jogging. Se il tuo paese ti fa dire mansione, io armi non ne ho. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Web Italia, io sono Alessandro Enrico.